stata una sera ricca di grazie e di doni. Adesso rimando alla sua catechesi, però prima vi do una notizia che non sapevamo prima, quindi ve la do qua. Domani mattina celebreremo alle 9:30 messa con padre Pietro Tulli e sore Emanuele, così la saluteremo, così poi tutti e due partiranno, però celebreremo messa alle 9:30 a Moncalieri dalle sore carmelitane scalze di Moncalieri. Quindi se volete partecipare, siete benvenuti, però non tutti perché è piccola la chiesa, però. E porteremo le vostre intenzioni che avete messo nella cesta di questa terra, le porteremo ancora domani con la confessione. E poi riporteremo a Medjugorje il pellegrinaggio, le lasceremo a Medjugorje tutte le intenzioni che avete lasciato qui questa sera. Grazie, sore Magli, per essere venuta qui e per tutto quello che ci manca adesso. Funziona, Vito, Vito, non funziona. Dai, prova. Prova. Sorella, Sore Manuel, prova. Sempre sia lodato. Carissimi, sono contentissima di essere con voi stasera. Abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo amato la Pantone, la vogliamo di più. Il tema oggi è un po' particolare. Cosa ci prepara la Madonna per il futuro? Mi interessa? Io non sono la profetessa, la profeta, però voglio indicare qualche cosa che ho capito dalla Madonna con i messaggi e con qualche santi che hanno parlato sulla vita dell'umanità oggi. La Madonna, comincio così, la Madonna nel 1997 ha fatto un messaggio importante. Ascoltate bene, vi invito a riflettere al vostro futuro. Avete creato un mondo nuovo senza Dio, solamente per le vostre proprie forze. Perciò non siete soddisfatti, contenti e non avete la gioia nel cuore. Questo tempo è il mio tempo. Perciò, cari figli, vi invito di nuovo a pregare. Poi, un po' dopo, nell'aprile 97, dice: Dio mi manda verso di voi per amore, affinché io posso aiutarvi a comprendere che senza di lui, senza Gesù, senza di lui, non c'è né futuro, né gioia e soprattutto non c'è la salvezza eterna. Allora, quando si parla del futuro, ci sono due tipi di futuro. Il futuro del mondo, ma anche il futuro personale per ognuno di noi.
Abbiamo sentito tutti, adesso sentite meglio, no? Abbiamo sentito tutti la profezia della Madonna a Fatima. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Ma vi chiedo, alla fine di che cosa? Ah, alla fine di che cosa? Non è alla fine del mondo. Una volta ho chiesto a Mariana, ma la Madonna ti ha parlato della fine del mondo? Ho detto no, mai. E poi ho chiesto, ma la Madonna ti ha parlato del ritorno di Cristo nella gloria? Sì, ma come no? Certo che me ne ha parlato. Qual è la domanda che mi fai, Sor Emanuele? Allora, la fine di che cosa? Non ha detto la risposta alla Madonna, però la risposta è contenuta nella profezia, perché dal momento che si tratta di un trionfo, e non c'è un trionfo senza prima un conflitto, un problema, una guerra. Si trionfa sulla guerra, non si trionfa sulla pace. Dunque, oggi, e lo vediamo bene, e la Madonna lo dice tante volte nei messaggi, il maligno lavora più che mai, è forte e vuole distruggere tutto. Tutto crolla, ha detto lei, non solo la famiglia, ma tutto crolla. E siamo in questa guerra più che mai, e vengo qui stasera da voi per dare i mezzi come combattere. Perché siamo tutti coinvolti nel combattimento prima del trionfo della Madonna. Il trionfo accadrà, ve l'ha promesso, però prima sarà difficile, e già è molto difficile adesso. E come l'ha detto lei, l'anno scorso ha detto: il vostro combattimento, cari figli, è difficile, lo sarà ancora di più. Sono le sue parole. Dunque, il combattimento della guerra, dobbiamo prendere le armi. Voglio citare una cosa che è successo con il cardinale Caffara. Sapete che il cardinale Caffara, che adesso ha lasciato questo mondo, Papa Giovanni Paolo II aveva dato un compito importante di aprire il Vaticano un dipartimento sulla famiglia, e lui, davanti a questo nuovo compito importante, aveva scritto alla veggente di Fatima, Lucia, che era ancora viva, infatti è morta più o meno 3 mesi prima del Papa Giovanni Paolo II. In 2005, comunque era ancora viva, e lui ha scritto a lei per avere delle preghiere, per sostenere il settennio di preghiere. E a sua sorpresa ha ricevuto una risposta da lei, una lettera manoscritta da lei, che non solo diceva sì, certo prego per questo nuovo lavoro, questo compito della famiglia Vaticana, ma aveva aggiunto una cosa che ci illumina anche per quello che succede oggi e per il futuro. Diceva: l'ultima battaglia di Satana. Dunque l'ultima battaglia significa che non ci sarà un'altra, è l'ultima. L'ultima battaglia di Satana, no, l'ultima battaglia del regno di Satana contro Dio sarà sulla famiglia e sul matrimonio. Non ci siamo? Non ci siamo? Vedete che adesso ho sentito che sono preparando una nuova legge, speriamo che non sarà imposta a tutti, però non si sa mai oggi cosa succederà, di bloccare la povertà dei adolescenti per poter cambiare sesso più facilmente medicalmente. Bloccare in modo chimico per bloccare, impedire la pubertà. E così può scegliere, voglio essere, non essere un maschio, ma una femmina vuole
cielo, ha detto: alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Dunque, più che mai il Signore ci dà la speranza e anche, non solo il coraggio, ma la speranza e anche la gioia. Perché siamo chiamati, facciamo parte del piano di Dio per combattere con Lui contro la tempesta che ci fa il maligno per distruggere tutto. Non mai dimenticare che Gesù della barca con gli apostoli ha avuto una terribile tempesta, a tal punto che loro che erano pescatori avevano l'abitudine del lago di Tiberiado, un lago difficile, ma sono professionali della pesca, hanno avuto questa tempesta e l'acqua veniva dentro e Pietro ha detto: Gesù, ma affondiamo, grazie a Dio che non mi manca una parola in italiano, però perciò è qui davvero. E era vero che c'era un rischio grosso di morire nell'acqua. Gesù, cool, alla fine dietro la barca dormiva nella pancia, non aveva nessun paura, no. E significa che nella barca della Chiesa, che oggi più che mai i venti, le tempeste, le onde, tutte queste cose, gli attacchi del maligno e noi uomini che aggiungiamo anche al maligno, il nostro peccato, quelli che sono la barca di Gesù, dunque della Chiesa, con Gesù, nell'amore di Gesù, non affondiamo. Non affondiamo. Allora, la nostra gioia è di essere con Gesù, per amore di Gesù, amare la Chiesa che la sposa. Non dimenticare. Nell'Apocalisse è scritto chiaramente che la sposa segue l'agnello là dove va. Chi è l'agnello? Gesù. L'agnello immolato e vincitore. La sposa segue l'agnello. La Chiesa segue il Maestro. Gesù, il fondatore della Chiesa, con tutte le promesse che le porte dell'inferno non prevaleranno sulla Chiesa. Quelli che sono con Gesù, dunque, vivendo il Vangelo, pregando per la messa, i sacramenti, con la buona volontà di essere con Gesù, nella grazia di Dio non c'hanno niente da temere. Gesù non lascerà la Chiesa dell'acqua. Però, dicevo, la sposa segue l'agnello. La più bella sposa creata da Dio è la Madonna, la Vergine Maria, e lei ha seguito lo sposo. Era la migliore discepoli di Gesù, era la sua propria madre. Cosa ha vissuto l'agnello? L'agnello è Dio Gesù. Ha vissuto in mezzo a noi, è nato, nato in Egitto, ha cresciuto e una vita familiare con Giuseppe e Maria, e poi ha lavorato e poi a 30 anni si è messo a evangelizzare e è stato riconosciuto come un uomo straordinario, facendo dei segni, dei miracoli. Poteva camminare sull'acqua, poteva scacciare i demoni, guarire i malati, parlare come nessuno altro aveva parlato prima, con un grande amore per i poveri, per i sofferenti, e vedeva le anime e si meravigliava delle persone sante che erano intorno di lui. Comunque, un uomo straordinario, che poteva anche chiudere la bocca dei cattivi, ipocriti. Questo piaceva molto al popolo. Allora, questo straordinario Gesù, a un certo momento, a
Lega, Lega. Ok, legale, legale, si lascia prendere e segue questa diciamo, gruppo di Giuda senza difendersi. Si fa, ecco, guidare per la morte, torturato, come dice la pace di Gesù, e muore sulla croce. E sul sepolto. A quel momento tutti coloro che avevano creduto in lui, che hanno seguito le donne e i discepoli, sono entrati quasi nella disperazione. Ma come? Questo uomo che abbiamo seguito con tutto il cuore, che era il più straordinario uomo del mondo, come mai adesso tutta questa storia si finisce? È morto, sepolto, andiamo a casa, non c'è più. Cosa è successo? Vedete il buio? Vedete il dubbio? Vedete la disperazione? Che tutto ha crollato quel momento per loro, perché loro non si ricordavano delle promesse di Gesù. Il figlio dell'uomo sta per soffrire nelle mani degli uomini e un uomo è morire e risuscitare il terzo giorno. Questa parte avevano, diciamo, non dimenticato, ma oscillato nella loro memoria. E questo è il percorso dell'agnello. E poi risuscita. Se la sposa segue l'agnello, cosa succede? Succederà che come lui ci sarà un bel momento, come ha detto la grande mistica della Francia Martonova, non ci sarà più niente nella Chiesa. Adesso siamo già entrati in tanto, diciamo, confusione, una certa confusione. Abbiamo sempre il magistero della Chiesa, dunque non c'è la confusione per chi vuole sapere la verità. C'è il catechismo cattolico della Chiesa Cattolica, è tutto chiaro, è, diciamo, il deposito degli apostoli è chiaro. Dunque la confusione per chi vuole studiare la fede non c'è, però ecco, tutti siamo un po' in modo del popolo di Dio, lasciata, diciamo, confusione. Bene, allora diceva questa mistica Martorana, che è stigmatizzata durante 50 anni senza bere, senza mangiare, senza dormire. Ogni mese settimana aveva la possibilità di vivere la passione di Gesù, che Gesù lo conosceva detto bene. Lei diceva che a un certo punto non ci sarà più niente tranne piccoli gruppi di fervore, lì, là, piccoli gruppi umili, poveri, però fervore, la fervore, il fervore. Dunque l'amore, il fuoco dello Spirito Santo. E la Chiesa perderà tutti i vantaggi che c'è adesso, e vediamo che oggi i cattolici sono più perseguitati di tutto il mondo. Allora, seguirà di questo momento la grande nuova Pentecoste di amore. La Pentecoste di amore. Non sarà come la prima Pentecoste, che lo Spirito Santo è caduto dal cielo proprio su 11 uomini del cenacolo. Una Pentecoste, certo che loro hanno evangelizzato tutto il mondo, però questa nuova Pentecoste di amore sarà per ogni persona sulla terra, sarà una cosa per tutti, qualsiasi la tua religione, la tua cultura, la tua lingua, il tuo paese, tutti avranno questa luce dello Spirito Santo e sarà, come si dice anche l'altro nome, la, diciamo, l'illuminazione del
tu che all'improvviso, quando avevano una vita di peccato, un peccato grave, uno dei, per quelli che conoscono Patrick Lattin nel castello di Medjugorje, lui era un peccatore ben messo del peccato, molti livelli, diciamo, all'improvviso legge un messaggio da Madonna, cioè l'illuminazione della coscienza, ha capito in un tratto che Dio era vero, che la Madonna esiste, che la parola della Bibbia, la parola di Dio era vera, e ha cambiato radicalmente la sua vita. Ha pianto tutti i suoi peccati per parecchi giorni, si è confessato, riconfessato, e comunque ha cambiato completamente, si è dato la sua vita a Dio e è diventato proprio una persona che serve la Chiesa, serve il Signore. Un esempio potrebbe tanti altri. Questa nuova Pentecoste di amore sarà una grande gioia per tutta l'umanità. Prima, secondo quello che abbiamo capito a Medjugorje, quando tutti i segreti di Medjugorje saranno rivelati, perché ognuno ci avrà 10, ci sono 6, non sappiamo, okay, non sappiamo quanti sono tutti insieme tutti questi segreti, ma ecco, quando saranno tutti fuori rivelati, ascoltate bene, sarà la fine del potere di Satana. Meno male. E siccome i vigenti hanno 50, scala più grande, già 54 anni, dunque non è una giovanetta, e deve anche dire i suoi segreti, dunque è vicino, tutte queste cose sono vicine. Abbiate coraggio, è dura la vita oggi, è dura di avere la fede oggi, perché il mondo va contro controcorrente, però abbiate coraggio, perché non siamo da soli. La Madonna, Gesù, i santi, gli angeli, Michele e Antonio siamo stati con Stefano nella sagra San Michele, mamma mia, che grazie a te. E dunque abbiamo tutto il cielo per noi, tutti i santi e angeli per noi, non siamo da soli, però dobbiamo fare una decisione forte. Arriva questa grande pensione di amore. Però prima della risoluzione della Pentecoste c'era la mise au tombeau, la sepoltura di Gesù. In questo momento, quando sembra che tutto ha crollato e solo la fede rimane. Chi era in piedi durante questo sabato santo? La Madonna. Lei sapeva, credeva, sperava, amava. Un dolore pazzesco, però non ha crollato, era la colonna della fede e della speranza durante questo buio della sepoltura di Gesù. Tutti coloro che sono con la Madonna, nel manto materno della Madonna, saranno con lei nella fede, nella speranza, nell'attesa della luce dello Spirito Santo.
Spirito Santo che ci ha mandato la manovra, ha aperto la manovra. E questo mondo materno che è Dio stesso, la Madonna mai l'ha lasciata. È completamente coperta dallo Spirito Santo, della luce, dell'amore, del fuoco dello Spirito Santo. Dunque, questo mondo materno, Satana non ha mai potuto fare penetrare le sue frecce dentro, perché era Dio stesso. Capito? Dunque, coloro che vogliono abitare sotto il mondo materno della Madonna, Satana non potrà toccare. Abbiate coraggio. Non è per essere facile il combattimento, ma già abbiamo la vittoria. Già ha guadagnato Gesù per noi la vittoria. Solo dobbiamo essere con Lui e non senza Lui. Per Lui e non contro Lui. Dunque vivere con il Vangelo e non aspettare il Vangelo, come ha detto il sacerdote prima che ha celebrato la messa, non che aspettare Gesù. E tanti lo fanno, anche senza rendersi conto. Abbiamo da scegliere tra lo Spirito di Dio e il Spirito del mondo che purtroppo oggi più che mai ci diffusa, ci diffonde delle menzogne grosse, che chiama bene il peccato mortale e chiama ridere delle belle cose che fanno. Prendiamo l'esempio della famiglia, del matrimonio. Ci sarà questa Pentecoste d'amore che aspettiamo e tanti da noi la vedremo, penso. Forse anch'io, anche se ho 70 anni, ho ancora un po' di perseveranza, non si sa mai, vedremo come sta. Allora, se sento Visca ci dice che il trionfo del cuore immacolato è molto vicino. Maria Pavlovic, che l'anno scorso era a Vienna con il cardinal Schönborn, ha detto che il trionfo del cuore immacolato di Maria è già cominciato. E vediamo questi segni fiorire così lindo delle persone che hanno dell'esperienza credibile con Dio e diventano evangelizzatori per la buona notizia del Vangelo e la salvezza. Vedo se ho fatto con me. Allora, chi vuole abitare sotto il manto della Madonna? Alzate la mano. Mi aspettavo anche io. Sapete che, secondo quello che ho capito dai veggenti, la Madonna non aveva l'intenzione di apparire anche così tanti anni. Non era il piano iniziale, però la mancanza di conversione fa che prolunga veramente quel tempo di misericordia, di grazia. Siamo in tempo di grazia e lei ha detto: questo tempo, cari figli, è il mio tempo. Perciò appare ogni giorno. E cosa fa quando appare? Non solo per avere una piccola conversazione simpatica con le gente, prega, intercede e ci benedice. Era un momento dell'apparizione, tutti coloro che, diciamo, si raccolgono per accogliere la Madonna. Lei dà a ognuno di noi le stesse grazie come le dà ai veggenti. Ho chiesto, e Vizca mi ha detto: ma noi abbiamo delle grazie molto particolari, ha detto la Madonna, che mai ha dato prima e mai darà nel futuro queste grazie particolari per i veggenti. Ho detto: ma se sono inginocchiata vicino a te al momento dell'apparizione, tu ricevi tutte queste grazie e io niente? No, sorella, tu ricevi le stesse grazie.
perciò abbiamo un orologio che suona al momento dell'apparizione affinché possiamo accogliere la Madonna e lei ci dà le grazie che abbiamo bisogno di ricevere, perché lei vede i cuori, vede la vita pian piano, i bisogni, e come madre è troppo contenta di benedire i suoi figli. Non sopportò il vuoto
sanno il valore della loro vita e non sanno la direzione, non sanno il futuro che aspettano. E dunque provo dolina delle cose per diventare, per dimenticare che sono. E questo la droga lo fa. Per un momento dimenticano che sono vuoti. Allora, siamo occupati per questa, per essere provocati nella presenza di noi. Questo si chiama shalom. Cos'è il shalom? La pace. La parola ebraica shalom è bellissima. Perché questo shalom non significa la tranquillità umana. Troppo spesso diciamo, sono in pace, ma gli amici sono lontano, non c'è più, c'ho da mangiare, c'è un tetto, c'è un lavoro, tutto va bene per me, c'è la pace. La pace, la tranquillità umana, che si può rompere al momento, sia la salute, sia il benessere, si può rompere ogni momento. Cos'è il shalom? Davvero il shalom vuol dire quando siamo completi, riempiti, quando non c'è il buco, quando c'è il vuoto, non c'è la frustrazione. Questo è il shalom. Durante la guerra, nel 1922, durante la guerra si sentiva le bombe e tutto questo, un dolore mai ho capito cosa era la pace in quel momento. Sentivano le bombe, ma il fatto di avere nel cuore Gesù era la pace. Sono andata a vedere il Visca e l'ho provocata, per come la provoco mi fa delle risposte molto interessanti. Dico, ma Visca, tu non hai paura? I tuoi fratelli sono sul fronte, possono essere ammazzati. Il nemico si trova a 5 chilometri dietro la deriva dal villaggio di Medjugorje, e lì hanno, dove sono passati, hanno ammazzato le persone, hanno bruciato le case. Non hai paura? Lei mi guarda con un sorriso, con un sguardo pieno di luce e di gioia, e mi fa quella mano, sì, toccava il petto, suore Manuel, ma quando abbiamo Dio nel cuore, quando abbiamo nel cuore la pace di Dio, di che cosa possiamo avere paura? Facci dire questo quando non ce l'hai le bombe. Quando c'è le bombe, ci sono le bombe, e la tua mia lasciata. La pace è avere Dio nel cuore, e Dio che trabocca dal cuore per essere un fiume in cui c'è una notte. Che la nostra pace sia un fiume per essere diffusa tutto il mondo intero. La pace non è un sentimento, non è un stato di anima. La pace è Dio nel cuore che riempisce il cuore. E questo è lo shalom. E la Madonna è venuta la regina del shalom per riempire il nostro cuore. Questo è il futuro per noi. Essere pieni di Dio. E si è pieni della luce di Dio. Si è pieni dello Spirito Santo, del fuoco dello Spirito Santo. Questo è il futuro per noi. E come si fa per avere questo? Da 38 anni la Madonna ce lo spiega. Come mai prima nella storia dell'umanità, la storia della Chiesa, come mai prima la Madonna viene un giorno per benedire, per pregare, intercedere, consolare, guarire, esortare, e dare una direzione giusta? Una domanda per voi. Abbiamo capito che il nostro destino, il nostro futuro è proprio la santità. Ma la domanda è quella. Credete che ce la farete la santità in questa terra? Alzate la mano chi lo crede. Ce la farete la santità? Quando verrò a prendermi da questa terra,
dice nel mondo sono i santi. Avete già visto un santo che si pentito di essere santo? Non esiste questo. Sono talmente pieni, però quanti di Dio sono più felici, anche se ci sono le prove, il lutto, la malattia, può essere così. Però la gioia profonda che c'è. Quando abbiamo Dio abbiamo tutto. La Madonna l'ha detto tante volte. Quando avete Dio avete tutto. Abbiamo tutto, anche se ci sono le prove. Questo niente con paragone di avere e di vedere tutto cuore. Allora, se non credete che ce la farete nella santità, è grave. Perché quando uno vive senza una direzione, senza un destino, senza una concreta destinazione, si perde. Se io sono qui a Torino oggi e voglio andare a Parigi dove sono nata, cosa faccio? Guardo se c'è un treno, un aereo, un pullman, una bicicletta, una macchina, ma prendo la direzione di Parigi perché è lì che voglio andare. Se dico devo fare il viaggio, ma non so come dove andare, sono perso. Allora, se voi avete fatto questa decisione, voglio essere santo, perché Dio ci dice siate santi perché io sono santo, è un comandamento. Allora, vi do una cosa, se lo decidete e se lo volete veramente bene, sarete santi. E potrete dare quel regalo alla Madonna quando verrà a prendervi per portarvi nell'altro mondo che è vicino. Perché a Maggiore lei ci ha spiegato il cammino della santità. E vi do un esempio che mi ha colpito molto. Sapete che all'inizio dell'apparizione piccolo Jacopo aveva 10-11 anni e come famiglia aveva solo la mamma. Ma dopo un anno e mezzo la mamma è morta. E allora lui si è trovato totalmente orfano e piangeva, potete immaginare, non c'è più la famiglia. Piangeva al momento della prendere poche ore dopo la morte della mamma. Arriva la Madonna da lui come giorno, per fare sue quotidiane, e dice non piangere Jacopo, perché la tua mamma è con me in cielo. Che consolazione, no? Penso, mamma mia, questa donna l'ha pagato direttamente. Wow, interessante. Allora ho pensato, sarebbe bene che posso fare la stessa cosa. Mi piacerebbe andare direttamente in cielo? Sì? Volete sapere come ha fatto questa donna? No? Sì? Andata a vedere Jacopo. Ha detto Jacopo, sentito la tua mamma parla della Madonna. Mi puoi dire come ha fatto lei per essere così direttamente in cielo? Perché non sono tutti che vanno così. Mi fa, ma sono le mamme, non so cosa dirti, perché la mia mamma era niente straordinario, normale, non so cosa dirti. Ho detto, Jacopo, la tua risposta non mi aiuta per niente. Rifletti un po' di più e dimmi cosa ha piaciuto tanto a Dio nella vita della tua mamma. No, sono le mamme, sono sincero, non vedo niente in particolare. Lei faceva tutto ciò che diceva la Madonna, normale. Faceva tutto ciò che diceva la Madonna direttamente in cielo. Mi interessa? Siete pronti? Sì! Non rispondere tutto veloce, si deve fare una decisione. Siete pronti a pregare con il cuore? Cosa significa pregare con il cuore? Significa essere consapevoli che Dio è il nostro più grande amico. Essere con lui con la gioia.
conosciamo e siamo quel più grande amico della nostra vita. Di parlare, vedete, abbiamo qualche volta paura di non sapere cosa dire a Dio. Ma vi do l'esempio di Sor Faustina. Una volta Sor Faustina si trova come compito era la porteria. Il lavoro della porteria era veramente semplicissimo. Aveva da aprire la porta per i visitori che chiedevano un orario delle preghiere, delle messe, tutto quanto, e niente altro, una cosa semplicissima. E Gesù gli dice: parlami della tua vita. E diceva: Signore, la mia vita non c'è niente interessante per me. Tu sei Dio e io cosa faccio con questa porteria? Niente interessante per te. Come mai mi chiedi di dimmi la mia vita? Sai cosa? Vedi cosa ha detto Gesù? La tua voce mi incanta. La tua voce non è quello che diciamo a Dio che importa. La cosa che piace a lui è che parliamo con lui, che lo trattiamo con amico, condividiamo con lui le nostre piccole cose della vita quotidiana, che apriamo il nostro cuore per condividere dal suo cuore, il suo cuore. La conversazione tra due amici, un dialogo, un incontro. Dunque, quando cominciamo la preghiera, non cominciare subito a recitare delle formule, un po' meccanicamente, ma prendiamo un momento di silenzio per considerare chi c'è in fronte a noi, a chi parliamo. Prendiamo un momento per esempio, se parlo a Gesù. Posso immaginare Gesù come bambino nella mangiatoia a Betlemme, parlo con un neonato. Posso immaginare Gesù a 12 anni che va al tempio, posso immaginare Gesù che guarisce un cieco, un paralitico, o che scaccia i demoni, o che moltiplica i panini, o che cammina sull'acqua, o che predica le beatitudini. Possiamo immaginare Gesù sulla croce o che esce dalla tomba vivo. Vedete, abbiamo un Gesù reale accanto a noi e parliamo con lui. Uno che avrebbe paura di Dio perché non si trova proprio nella statua di grazia, potete parlare a Gesù bambino, perché il bambino non vede il male e nessuno può avere paura di un bambino, di un nano, non è un nato. Parlate con Gesù bambino e lui vi ricompenserà. Comunque, no? Bene. È già tardi. Ancora quanto tempo? Quanto tempo ancora? Quello che vuoi. Come voglio? Come vuoi? Sì. Non è studente. Vuoi bere? Vuoi acqua? Non va bene. Pregare con il cuore, pregare insieme in famiglia. La Madonna ci tiene, perché quando, ad esempio, Bartolomeo diceva non ci sarà più niente tranne piccoli focolari di fervore. Cosa sono questi piccoli focolari di fervore? La famiglia che prega insieme, un piccolo gruppetto di preghiera, 2, 3, 4, 5 persone. Umile, povere, ma fervore. Ma la famiglia, la Madonna dice, pregate in famiglia. Perché? Come dice, quando pregate insieme, cari figli di famiglia, arriva Gesù da voi, arriva Gesù nella vostra casa. Perché l'ha detto lui nel Vangelo, quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. Dunque lo scopo della preghiera insieme è proprio di fare arrivare Gesù a casa nostra. Quando è arrivato, fa il suo lavoro divino, dalla pace a uno, dalla guarigione, la liberazione, la riconciliazione, da soprattutto l'unione dei cuori, unisce le persone nell'amore, e questo è oro. E siccome preghiamo ogni giorno, qui abita da noi, non è che fa la valigia la sera dopo, quando la mia mamma e torno domani, rimane da noi. E siccome la
come mai prima Satana vuole distruggere le vostre famiglie e si impegna giorno e notte. Ma se avete Gesù nella casa, grazie alla preghiera quotidiana insieme, il marito non entra. Ha paura di Gesù perché non ha vinto la croce. Dunque ha troppo paura. Ma abbiate Gesù a casa. E per fare vedere Gesù a casa, pregate insieme a fattori. Va bene? Preghiera in famiglia. Tante volte la Madonna, rinnovate la preghiera in famiglia che avete. Quello invito, ve lo chiedo. E poi l'adorazione del Santissimo. L'adorazione del Santissimo. Se avete una cappella di adorazione, è l'ideale. Quando non ce l'avete nella parrocchia, potete venire la giornata ad adorare Gesù nascosto nel tabernacolo. Tante persone sono in pensione, invece di essere così davanti al televisore, quando abbiamo. Perché non essere davanti a Gesù? Sapete che diventiamo quello che contempliamo? Diventiamo quello che contempliamo. Se contemplo il televisore, come divento? Stupida! Stupida a credere in tutte queste cose. Ma se sono davanti a Gesù, sia nel tabernacolo nascosto, sia esposto sull'altare, se diventiamo quello che contempliamo, diventiamo, ci divinizziamo, più di luce, più d'amore, più lo Spirito Santo, più di gioia, più di pace, la trasformazione che ci dà Gesù Cristo. Pregare di più, cari amici, pregate di più. Quando preghiamo col cuore, è come stabilizzare un tubo tra il fondo del cuore umano e il cuore di Dio traboccante di ricchezze. E su questo tubo si chiama la preghiera col cuore. Goccia per goccia, tutte le ricchezze di Dio passano con questo tubo verso il mio cuore vuoto. E è così che siamo riempiti di Dio stesso. È bellissima la preghiera col cuore. Un'altra cosa per la santità e anche come arma per la vittoria contro il male, lo sapete bene, la Madonna l'ha detto, cari figli, solo con la preghiera e... Ah, lo sapete bene, la preghiera e il digiuno si possono fare tre cose vitali per l'umanità. Impedire le guerre, fermare le guerre, come sono arrivati, fermare le guerre, e la terza cosa, sospendere le leggi naturali, tsunami, terremoti, valanghe, inondazioni, eccetera, le catastrofi. Interessante, no? Poi in Italia si è rilasciati dal terremoto e più in una minaccia perché sono già un po' cominciato. Sapete che voi potete impedire il terremoto con la preghiera e il giugno, potete impedire la guerra, potete impedire tutti i danni che ci fa l'altro. È la possibilità, ma dobbiamo prendere quelle armi. Preghiera e giugno per impedire le guerre. Le guerre cominciano nel mio cuore, quando ho l'odio per una persona, la gelosia, l'invidia, chissà ancora. La guerra comincia nel mio cuore. Ma se faccio la pace nel mio cuore, dice la Madonna, allora la guerra all'esteriore si ferma. L'ha detto lei. Preghiamo per la pace del mondo, va bene, ma se non c'è una pace nel cuore, preghiera non serve molto. Allora, impedire il guerre. Vi do un esempio della potenza delle parole della Madonna. Arriva a Međugorje una famiglia dall'Irlanda. Questa famiglia era papà, mamma, era figlia maggiore, diciamo 24 anni.
amati veramente il vostro patricchio, se lo amate veramente, volete la sua salvezza, la sua felicità, siete pronti a pregare e digiunare per lui, come ha detto la Madonna, per guadagnare in questa, diciamo, vincere in questa lotta? Silenzio. Poi dopo un minuto mi fanno: occhi sono madre, siamo pronti, torniamo a casa e facciamo preghiera e digiuno per tutti. Come l'ha detto la Madonna, due volte alla settimana, per correre di vederti, diciamo così. Va bene? Vado a casa. 3 settimane dopo, all'improvviso, Patrick si sveglia di me. Non sapeva niente del digiuno, del misericordio, della Madonna, niente, non si interessa per niente a questo. Si smette di me all'improvviso. E qualche 3, 4, 5 mesi dopo aveva coperto tutti i debiti del suo gioco, si è convertito. Adesso ha trovato una bella ragazza cristiana e sta per fare una bella famiglia cristiana con questa ragazza al patrimonio. Cari figli, dice la Madonna, quella preghiera e il digiuno potete ottenere tutto, tutte le parole della Madonna, non sulla sua mano, della Madonna. Potete ottenere tutto. Tante guerre hanno durato tanti anni delle famiglie. Chi non ha una guerra della famiglia? Chi non ha una guerra della famiglia? Chi non ha visto una guerra? Ma cosa facciamo con le guerre se non prendiamo le armi? Ho preparato un piccolo libretto sul digiuno del Padre Amor, l'aiuto di Padre Amor, che mi sono venuta dall'alto, per aiutarmi, per gli amici, a prendere il pane giusto, non il pane bianco, nel mercato, perché questo pane... Vi dico una cosa, non digiunate quel pane bianco del mercato, perché il grano è stato modificato, hanno aggiunto glutine, teorie chimiche, e si rende malato, ma il testo e altre cose. Abbandonate questo pane bianco, prendete pane di farro, pane integrale, fate il pane a casa, ma un buono pane, un altro cereale se avete problema con il glutine, ma abbandonate il pane che non è più pane. E poi bevete molto il giorno di digiuno, bevete acqua, tè, ma bevete molto. Vedrete che diventa una gioia, perché le guerre che avete sofferto durante parecchi anni si fermano, perché facendo la preghiera possiamo fermare le cose. La guerra del mio cuore, la guerra della mia famiglia, la guerra della mia parrocchia e chi sa. Siete pronti? Sì. Pochi sono. Siete pronti? Sì! Allora, siccome ho fatto adesso poco tempo che mi rimane, il maturi mi fa segni, va di tutti i va in chiusura. Va in chiusura, sì. Chi vuole avere la benedizione di Dio su tutte le cose della sua vita? Volete la chiave per questo? Semplice. La Madonna ha dato la chiave per questo. Ha detto, cari figli, mettete il mio figlio Gesù al primo posto della vostra vita. Posto significa che non c'è una fa personale al primo posto, significa che non c'è lavoro al primo posto, che non c'è il denaro, non c'è la salute, il mio ego al primo posto, c'è solo il primo posto. E come il sole mettiamo però, il primo posto significa in mezzo di tutte le altre cose. Dunque stasera quando tornate a casa, non siete troppo stanchi, vedete nella vostra vita, chiedetevi, chi c'è io? Chi c'è al primo posto nella mia vita? Forse la mia moglie, il marito, il lavoro, il mio figlio, la mia carriera, il mio denaro, la mia salute, il mio ego, i miei piani, lo sport. Cosa c'è al centro? Cosa c'è di più importante in quella cosa? E quando avete la risposta, spostate questa persona a questo punto, a questa cosa, per mettere Gesù al centro. Una volta ho detto
di una donna di fatto. Come può criticare il sacramento del matrimonio? Se tu non vuoi criticare, al contrario vuoi proteggere il sacramento. Perché se tu metti un essere umano al centro, anche il più bello uomo del mondo, un essere umano, qui non è il sorgente dell'amore, non è il sorgente della gioia, non è il sorgente della pace, della luce. Chi è il sorgente della luce, della pace e dell'amore? Dio. Allora, invece di mettere un uomo al centro, metti Dio e col tuo marito andate insieme a prendere l'amore dal sorgente dell'amore. E vedrete il vostro amore matrimoniale cresce invece di più. Capito? Allora, ma noi siamo così. Signore, ti amo tanto, ma devo dire che il mio marito, il mio lavoro più importante è di tenermi a bocca. Cosa fa Gesù che è umile? Non forza, non imposa, rispetta la sua libertà e va dietro le mura, perché non è invitato al primo posto. E la benedizione non funziona, perché abbiamo messo il donatore della benedizione fuori le mura, non funziona. Dunque tutto il lavoro che abbiamo da fare è di riportare il donatore la benedizione al centro della nostra vita, in mezzo a tutte queste cose, sia la famiglia, il lavoro, la salute, gli studi, lo sport, tutte queste cose, attorno di Gesù, in dipendenza di Gesù, affinché lui possa coprire con il sole i suoi raggi, coprire tutto ciò che abbiamo messo attorno di lui e tutto diventa benedetto. Mi seguite? Ci vuole lavoro, perché anche se non ci rendiamo tanto, abbiamo messo tante cose al centro di questo, tante cose. Allora è molto importante per l'Eucaristia, Gesù e Eucaristia al centro. Madonna ha detto, cari figli, mettete la Santa Messa al centro della vostra vita, l'incontro con Gesù e Eucaristia. E lui il donatore della benedizione. Più vi avvicinerete a lui, più avrete la benedizione. E tante volte ci sono tanti guai, tante sfortune, tante cose difficili nella nostra vita, perché dove abbiamo messo il sorgente della felicità? Vi do un esempio e provo di concludere abbastanza veloce. C'era un giovane che era molto pio, amava molto Gesù e si è fidanzato con una innamorato di una ragazza che lei è innamorata di lui, avevano fatto per fidanzati e per sposarsi l'anno dopo. Ma durante il fidanzamento lui ha avuto la chiamata del sacerdozio. E dunque non sapeva troppo cosa scegliere, il sacerdozio, il matrimonio, il fidanzato, non sapeva troppo. Allora ha pensato, devo sapere una cosa sicura, fare la scelta. Ha detto al Signore, voglio fare la tua volontà, perché voglio veramente piacere a te e fare la tua volontà, fare il piano che tu hai per me nella mia vita. Ma come fate? Vado in un monastero, due o tre giorni di preghiera per cercare la tua volontà. Ma Signore, ti chiedo una cosa, un segno chiarissimo, non un sentimento che può passare, non un pensiero che può passare, un segno chiarissimo. Vabbè, via, poi dice la fidanzata, senti cara, devo dirti una cosa che ecco, forse c'è una vocazione sacerdotale, dunque solo per andare in un monastero a pregare e vedere cosa è per me la volontà di Dio. E lei dice, ma cosa c'entra la volontà di Dio nella sua storia? Lascia stare la volontà di Dio, ma cosa c'entra la nostra storia? Ci andiamo, siamo fidanzati per sposare, cosa c'entra la volontà di Dio per tutta questa storia nostra? C'è un silenzio. Signore, ti ringrazio per il segno che mi hai dato. Vedete cosa significa?
sono anche riuscito. Siete pronti? Allora, l'ultima cosa che non posso resistere a Dio. Durante la messa arriva Gesù sulla terra. L'ho chiesto a Lisa che è un'altra cosa. Ma Lisa, cosa ti ha detto la Madonna per la Santa Comunione? E così ho detto il messaggio alla Madonna. Cari figli, quando andate a prendere Gesù dallo Spirito, non giudicare gli altri, non guardare gli altri, non giudicare il sacerdote. Tornate al vostro posto, mettetevi inginocchiati e parlate con Gesù che nel vostro cuore, almeno 10 minuti. Mi dice così. Ma sei ben sicura che la Madonna avrebbe detto 10 minuti? Non solo Emanuele, si è detto bene, ma non ha detto 10 minuti, ha detto almeno 10 minuti, ma sarebbe bene per lei 20 minuti, perché infatti 20 minuti è il tempo che lo stia sparisce nel nostro essere. Allora, è vero, vedete come siamo lontani, lontani dalla vera cosa bella dell'Eucaristia. Allora, dobbiamo sapere che quando arriva Gesù nel nostro cuore, lui arriva come tutti innamorati, felicissimo di essere con la persona che ama, tutti noi. E lui arriva per darsi stesso completamente, ma anche per comunicare a noi le sue grazie, benedizioni, regali, guarigione, grazie diverse, favore. Arriva con tutti questi regali che noi abbiamo tanto bisogno di ricevere con una grande gioia, ma quando trova il cuore chiuso, come fa? Perché la persona ha preso delle foto durante la messa, ha pensato tutte altre cose, non ha neanche verificato se si trova nella grazia di Dio, perché non si prende Gesù senza la grazia di Dio. Cuore chiuso. Cosa fa Gesù? Aspetta dietro la porta. Aspetta, e vedendo alla fine della messa che non c'è niente per lui, la porta non si è aperta, se ne va indietro, portando indietro tutti i regali, la benedizione, i doni che aveva, grazie che aveva preparato per noi. Ma dico una cosa, quel momento quando deve andare via, portando tutti questi tesori via da noi, c'è il cuore spaccato di dolore. Spaccato di dolore. Possiamo immaginare che fa un bel compleanno per una persona che ama tanto, regali, fiori, una cena meravigliosa, spendo tanto denaro per consumire all'ego che aveva la telefonata, non vengo, non ho tempo. Cosa faccio con tutti i regali? Lo cucino, questi fiori, piango. Che prova Gesù quando trova il cuore chiuso. Ritorna a casa, diciamo, con tutti i regali spaccato di loro. Invece, quando trova il cuore aperto, la persona si è preparata, ha fatto da poco una bella confessione, o almeno ogni mese, come dice la Madonna, rinunciare al peccato, è felice di ricevere il suo Signore, Creatore, Salvatore, amico del suo cuore. Per Gesù, sapete cosa dice la sua Faustina, ad esempio tanti altri santi? Per me venire nella anima umana durante la comunione è come entrare in un altro cielo. Un altro cielo. Per lui è troppo contento. Ha detto anche la mia più grande gioia è di venire nell'anima umana durante la comunione per poter unirmi a quest'anima e comunicare le mie grazie. Questa è la mia più grande gioia di Gesù. Vedete la gioia che possiamo dare a Gesù? Ma ci vuole una conversazione, un tempo di condivisione con lui, un dialogo. E cosa fa Gesù quando ha potuto entrare in questo cuore aperto?
Maria, ti ringrazio perché tante cose ci ha dato a gioia, tante luci, tante luci, tante benedizioni, tanto amore, tanto tenerezza, tanta consolazione. Ci ha fatto vedere il cammino giusto in questo mondo che crolla, ci ha fatto vedere la luce. Che ci dai